disputando ma è il contenitore per il dibattito di Senza Barcode, dove è possibile parlare e confrontarsi su temi di politica, società, cronaca, economia, ambiente. E ancora molto altro, conduce Sheila Bobba. Bentornati a Disputandum. Quest'oggi è con me Davide Barillari, ex consigliere e portavoce del Movimento 5 Stelle, attualmente alla Pisana è uno dei fondatori di R2020, un movimento che abbiamo già sentito, ne abbiamo parlato già mesi fa agli albori. Oggi parliamo di altro, oggi parliamo della sua posizione per quanto riguarda la pandemia in generale. Davide Barillari e il nostro pubblico sa bene qual è la nostra posizione. Noi continuiamo a consigliare di utilizzare le mascherine, il distanziamento sociale e tutte le norme che il governo ci sta indicando. Tra le altre cose, noi speriamo che un vaccino efficace possa arrivare il prima possibile. Davide Barillari però in questi giorni sta presentando diversi ordini del giorno e a suo dire anche avvallati da dati scientifici che vengono puntualmente bocciati. Questo può anche essere una strategia delle varie politiche, ma ciò che non è assolutamente tollerabile è che un eletto dai cittadini non venga mai minimamente preso in considerazione o peggio insultato e anche sbertucciato. Quindi Barillari, benvenuto nella nostra puntata di Disputandum, avremo piacere di conoscere la sua posizione. Sì, grazie Sheila e buongiorno a tutti, fa piacere insomma di sentire tutto il nostro pubblico. Allora, diciamo che io parto dall'idea che siamo in democrazia, nonostante adesso siamo in un momento difficile, di emergenza, di lockdown, però siamo in un momento in cui tutti possono, secondo la nostra Costituzione italiana, esprimere un'opinione e anche motivarla, insomma, quindi certo. È importante dare la voce a tutti e ascoltare tutti, perché in questo momento, purtroppo, dalle televisioni, dai telegiornali, si sente un'unica voce in cui dicono usate le mascherine in casa, fuori, state chiusi, fate distanziamento sociale, da mesi ci dicono, ci fanno questo conteggio dei morti, dei guariti, dei positivi. In realtà molti medici, quindi non io, ma molti medici, ma anche premi Nobel, ricercatori internazionali, sono studi scientifici, dicono che non è esattamente come ce la raccontano. Quindi partendo da questo presupposto, ci sono anche nella scienza, nella medicina, in tutte le pratiche umane ci sono diverse idee, ci sono anche punti di vista scientifici diversi. Uno di questi punti di vista riguarda proprio l'efficacia delle mascherine per fermare un virus. Spesso ci dicono che le mascherine ci proteggiamo noi stessi e gli altri. In realtà all'aperto sono, secondo questi studi, sono inutili perché il contagio non avviene mai all'aperto, in ambiente areato, ventilato, e quindi sarà a distanza in una città, in una via, se siamo da soli o peggio non c'è nessuno, così in realtà le mascherine non proteggono neanche perché fanno passare proprio il virus per la dimensione del tessuto. Quindi in realtà sulle mascherine c'è un dibattito scientifico che in alcuni casi dice che sono o inutili o sono semplicemente inefficaci. Questa cosa sui tamponi. I tamponi conteggiano i positivi, ma in realtà non si sa bene neanche a che cosa, perché in questo momento c'è un problema di falsi positivi, falsi negativi, e anche il fatto che si parla di intercettare tre geni che identificano il Covid-19. In realtà per identificare questi geni si chiama amplificazione PCR, fanno dei test per amplificare il traccio del segnale di questi geni e lo fanno 30, 40, 50 volte di amplificazione. Questo praticamente rende gli stessi tamponi che utilizziamo ogni giorno inaffidabili al 90% perché, come dire, catturano tutta una serie di virus, non solo quelli del Covid, che sono simili a influenze, quindi il risultato positivo a tantissimi virus diversi. Non capisco neanche in questo momento a cosa sono positivo. Quindi, capite, c'è una narrazione diversa da parte proprio di scienziati che dicono guardate, non è esattamente così come la raccontano. E questo è il tema su cui mi sto muovendo con i miei atti in Consiglio regionale.
Roma 2021, vista fuori. Il balconcino del sindaco da Palazzo Senatorio ha uno splendido affaccio vista fuori. Chi sarà il prossimo a salutare per la foto di rito con la fascia tricolore? Partiti, candidati ed eventi che vogliono confermare o spodestare Virginia Raggi. Ogni venerdì, dalle 17 su Web Radio senza barcode, è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 345-60-48-479. Tutti i messaggi saranno letti o ascoltati in diretta, senza alcuna selezione. Conduce Sheila Bobba. Molto chiaro. Sono tante le domande che le vorrei fare, principalmente parto da questa. Mi interessa molto il fatto che lei avrebbe proposto anche un'idea diversa per evitare il lockdown. Ecco, quali sarebbero le proposte? Allora, anche qua mi baso sempre su dati scientifici ufficiali, cioè i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Istat. Noi abbiamo capito in questi mesi che la popolazione colpita sono gli anziani over 65 anni in condizioni già fragili, sono persone già in difficoltà con altre 3 o 4 patologie, quindi sono ammalato per mille motivi, il Covid arriva come un virus, come tanti altri virus infettivi, le condizioni peggiorano e quindi arrivo purtroppo alle conseguenze finali. Quindi dobbiamo difendere sicuramente gli anziani fragili nell'RSA, isolati in casa, che hanno difficoltà anche nel proprio sistema immunitario. Sappiamo che i bambini sono i meno colpiti, quindi non sono loro gli untori o i portatori di virus, così come gli adulti che fanno un'alimentazione sana, bilanciata, fanno sport, hanno un sistema immunitario forte, sono meno impattati da questo virus. Questo dicono le statistiche ufficiali in questi 8 mesi. Quindi l'alternativa al lockdown è non è bloccare un intero paese quando la fragilità avviene su una fascia di popolazione ben specifica, dai 70 in su addirittura, in condizioni di fragilità, quindi persone che sono già in crisi con le loro patologie, sono già malati cronici, e anche a seconda del tipo di dove vivo in Italia, ci sono condizioni diverse, perché è successo tanto in Lombardia, non in altre regioni. Quindi bisognerebbe fare, come dire, porre attenzione non a chiudere ancora l'economia, davvero causerà un disastro, cioè chiudono aziende, chiudono ristoranti, bar, non si apriranno più, e piuttosto che fermare un intero paese e avere danni per i prossimi 20 anni, di conseguenti disoccupazione, danni finanziari, economici, bisogna tutelare le persone che sono davvero colpite da questo virus, quindi solo gli anziani. Io vorrei anche la sua opinione sulle immagini dei vari assembramenti che abbiamo visto. Sì. Sicuramente, dal mio punto di vista, deleterio che ci sia una parte del paese che ancora si muove indiscriminatamente, senza un motivo. Sì. Lo fanno soltanto perché forse pensano a loro stessi e non al di là del loro naso, ma può essere anche questo causato dai vari errori di comunicazione che ci sono, cioè troppe correnti e magari anche esposte male? Ma in realtà in questi mesi ho visto tanta paura, tanto allarmismo, tanta preoccupazione quando ne abbiamo ogni anno tantissimi morti, ma in tutto il mondo, per malattie infettive, per ricordarci l'emergenza morbillo. C'erano tante malattie che causavano anche decessi, penso all'ipertensione, alle malattie cardiovascolari, i tumori, tutti questi morti che erano praticamente normali, nessuno si scandalizzava, adesso sono stati soppiantati da questa emergenza che esiste, nessuno nega che ci sia questo virus, che però, come dire, è trattato in modo completamente diverso, quindi il sentimento sociale, le misure igieniche anche di lavarsi le mani, di essere attenti ai contatti, questo in realtà ci hanno sempre detto i nostri medici che era il modo per fermare alcune malattie infettive. Esattamente funzionato oppure no, perché se siamo adesso a un nuovo lockdown che non è nazionale ma lo diventerà a breve, lo fanno diciamo a macchia di leopardo, ma tra poco diventerà tutta l'Italia rossa, nonostante abbiamo usato le mascherine, gel per 8 mesi, distanziamento sociale per 8 mesi, allora qualcosa non funziona, perché sarebbe, come dire, funzionato, tengo la mascherina, faccio il gel, distanziamento, allora dobbiamo arrivare a zero contagi. In realtà si capisce che non è così come ce l'hanno raccontato. Però è anche vero che non sempre il distanziamento sociale è stato tenuto. L'abbiamo visto nelle immagini di quest'estate, nelle discoteche, nei vari via del Corso o via Roma a Torino, le situazioni di Napoli. C'è comunque una parte del paese molto indisciplinato.
Prorogata la scadenza del bando del concorso Bloggami 2020. È possibile partecipare fino al 25 novembre. Autori emergenti e affermati a caccia di nuove emozioni. A voi è rivolto il concorso per racconti brevi indetto dall'Associazione Culturale No Profit Senza Barcode. Attenzione, minimo 900 e massimo 1000 parole. Tutte le informazioni su associazione.senzabarcode.it cliccando sul banner di Bloggami. Ma io aggiungo una cosa, fino a, ricordate, le nostre mamme, i nostri nonni ci portavano a prendere il morbillo, a proprio facevano dormire con il bambino malato di morbillo perché io potevo prenderlo in maniera attenuata e creavo immunità di gregge. Quindi più un virus viene conosciuto dal proprio sistema immunitario in maniera, ripeto, attenuata, meno virulenta, più sono forte come sistema immunitario perché posso combattere con i miei anticorpi e tutti i vari ceppi, diciamo, di mutazioni genetiche del virus. Quindi in realtà essere isolato, essere chiuso in casa in una bolla di vetro, questo va contro anche la natura del poter, come dire, far conoscere i virus che sono in circolazione al sistema immunitario per permetterlo anche di reagire e avere gli anticorpi. Quindi in realtà fino a ieri c'erano le immunità di gregge, era fondamentale, quindi anche cambiarsi, come dire, batteri, virus, era fondamentale per poter sopravvivere come genere umano. Adesso invece la narrazione è cambiata dicendo che ogni virus deve essere completamente staccato dal nostro sistema immunitario. Questo, se vive in medicina, mi sembra anche questa una bestialità. Quindi stiamo rileggendo un po' tutta la storia della nostra medicina in una chiave molto poco legata al buon senso. Per quanto riguarda la Svezia, lei ha postato sulla sua pagina Facebook, che io invito comunque a visionare così per avere un'idea alternativa, e comunque so che lei è sempre a disposizione anche per rispondere a varie domande. Sulla sua pagina Facebook parla della Svezia e fa un paragone, ce lo può spiegare? Allora, noi abbiamo visto che in Europa, a parte che abbiamo 78 tamponi diversi, quindi ognuno fa... come si certifica la presenza di questo contagio secondo standard e regole diverse, ma addirittura c'è chi ha chiuso le scuole subito, c'è chi, come in Francia, ha fatto lockdown pochi giorni, c'è chi non ha fermato le attività ma solo alcune, quindi in realtà c'è stata una gestione molto diversa nei vari paesi europei. Sarebbe utile confrontare questi modelli. Abbiamo visto che in Svezia, ad esempio, è stato fatto una gestione molto non mediaticamente forte, non mediaticamente terroristica, con una narrazione anche della malattia secondo un buon senso: state attenti, state, come dire, attenti alle misure igieniche e sanitarie. Però non è stato posto come in Italia questa paura, questo allarme sociale, che si è fatto anche un'ipnosi di massa, una psicosi, proprio su persone ipocondriache in Italia. Abbiamo visto invece che in altri paesi dove la gestione è stata sanitaria, a livello sanitario, molto più efficace, anche nella informazione ai cittadini, i risultati sono stati migliori. Quindi queste misure restrittive, blocchiamo tutto, fermiamo tutto, tutti a distanza, non guardiamoci, non tocchiamoci, se no ci ammaliamo, questa cosa all'estero non è stata fatta, i risultati invece sono molto più importanti che in Italia. Ho ancora due domande e poi la lascio andare. È bocciato anche l'ordine del giorno, la sua proposta per il sostegno psicologico per la popolazione scolastica. Perché e cosa prevedeva? Beh, quello è stato assurdo perché praticamente hanno bocciato senza neanche leggere gli atti, proprio per come dire, come reazione, quasi come dei bambini: io ti boccio che proponi tu. Anche cose fondamentali come la lotta alle infezioni ospedaliere, che è un altro tema chiave, oppure fare informazioni sui danni psicologici, perché il lockdown sui bambini, sull'isolamento sociale, sulle mascherine, sui bambini sta creando fortissimi disagi anche sociali e relazionali, stanno crescendo con una paura anche di giocare con gli altri bambini. Questa cosa lo dice il garante dell'infanzia, lo dicono la rete della salute mentale. Quindi ho proposto anche un documento molto semplice che diceva: sosteniamo nelle scuole magari il disagio psichico, oppure per evitare che diventino patologie che poi in fase adulta diventeranno persone isolate, persone ipocondriache, persone con disturbi anche mentali. I bambini stiamo molto attenti nel dare un supporto psicologico per superare quello che è un trauma da pandemia. È stato bocciato senza anche discussione perché secondo loro non esiste neanche un trauma, non esiste nessun problema sui bambini. Quindi di fronte al buon senso di atti che sono secondo me giustissime, bocciati con molti commentari, editorializzando tutto il lavoro. Questa non è democrazia ma è totalitarismo.
autorità. Abbiamo un po' di problemi con la sua linea, ogni tanto sì, perdiamo la voce, ma giusto per qualche istante, perché era molto chiaro quello che lei ha esposto, e mi collego poi a quella che era la mia ultima domanda: il comportamento delle forze politiche, opposizione e maggioranza, che stanno in Pisana in questo momento. Lei ha pubblicato questo lungo elenco di bocciato, bocciato, bocciato. Sembra che sia Davide Barillari quello bocciato e non quello che lui sta presentando. Ecco, la mia riflessione è questa: se stiamo lavorando per la popolazione oppure per preparare, insomma, la campagna elettorale, allargando lo spazio e buttando fuori le persone scomode, antipatiche o che comunque non ci sono utili. Guarda, in Italia né in Parlamento né in Regione esiste l'opposizione, sono tutti schierati su un pensiero unico, quindi nonostante Salvini, la Meloni fanno paroloni, siamo contro qui, contro là, poi votano tutti nello stesso modo, quindi siamo tornati ancora dietro i 10 anni in cui esiste una voce unica, un partito unico che poi in aula vota abbracciati e abbracciandosi. Quindi invece nel Lazio porto avanti una voce che è legittima, secondo me, perché io supporto sempre quello che dico con studi scientifici, con riferimenti ufficiali, con dati poi che non mi invento io, ma dati proprio del governo stesso, della regione stessa, però portando alla luce quei dati tutti impazziscono, perché vuol dire mettere in dubbio quello che è una verità assoluta. Quindi per questo sono preoccupato che in Italia non c'è democrazia, ma c'è una voce a livello, purtroppo a livello giornalistico, ma anche a livello politico, l'unica voce in cui è così, oppure tu sei considerato un dissidente, un pazzo, un negazionista, ti mettono un'etichetta per cui tu non devi parlare e possiamo parlare solo noi. Questa cosa in regione Lazio, Zingaretti, che si dice di essere così democratico, la vedo assolutamente come un rischio di deriva autoritaria. E noi che siamo da sempre, come si sa, fuori e lontani dalle etichette, siamo ben felici di avere Davide Barillari tra gli iscritti della nostra associazione, che, come si dimostra, anche se magari abbiamo su alcune cose posizioni differenti, facciamo di tutto per far parlare veramente tutti. Non facciamo squadre noi, vogliamo soltanto poter raccontare quello che succede e facciamo parlare i protagonisti. Quindi Barillari, grazie per la sua iscrizione, spero di poterci risentire presto. Io vi ringrazio, vi confermo che anche se abbiamo idee diverse, anche se il vostro canale, diciamo, è uno spirito libero e indipendente, l'importante è che possano parlare le persone che hanno anche idee diverse. Io le posso condividere o no, ma dare voce a qualsiasi persona che ha un'idea, che ha delle proposte, questo è vero giornalismo ed è democrazia. Chi invece racconta una voce unica e dice che invece la verità è una sola, non fa né giornalismo né informazione, ma fa propaganda, e questo è pericoloso per tutti, anche chi la pensa in modo uguale o diverso rispetto a me. Grazie. Grazie a voi, grazie a lei, arrivederci, a presto. Disputandum è il contenitore per il dibattito di Senza Barcode, dove è possibile parlare e confrontarsi su temi di politica, società, cronaca, economia, ambiente e ancora molto altro, conduce Sheila Bobba.